anno molto bello, molto intenso. Siamo venuti fuori, cioè partito tutto anche durante il Covid, siamo riusciti a, diciamo, a portarla avanti nonostante tutto. Ovviamente è un esperimento che secondo me ha veramente dato dei frutti veramente importanti, veramente belli. Siamo tutti e tutte contentissimi di questa idea e speriamo l'anno prossimo poter continuare con un progetto di giocare misti, perché insomma sta scardinando anche, no, lo stereotipo di giocare uomini con uomini, donne con donne. Invece stiamo dimostrando che è assolutamente divertente, bello, e anche agonisticamente ci si diverte. Quindi è un'idea bella, sperimentata, che deve assolutamente andare avanti, ecco, noi ci saremo. Noi abbiamo partecipato come GAP e come Grinta e ci siamo fusi in un'unica squadra proprio nel pieno spirito di questo torneo, appunto, di sport misto. È stata, diciamo, la prima volta in cui abbiamo portato un po' la nostra esperienza di modo, insomma, un po' di intendere lo sport in un contesto più strutturato. Anche la prima volta che avevamo un arbitro che ci arbitrasse, è stata un'esperienza sicuramente molto interessante. È stata un'esperienza nuova e noi, come Crystal Bo, siamo un'associazione sportiva che esistiamo ormai da 6 anni, quindi come progetto Giochiamo Misti è una cosa nuova, perché di solito abbiamo sempre partecipato a campionati prettamente femminili. Quindi è un'ottima idea, un ottimo mix, ci siamo trovati molto bene e speriamo che, insomma, il prossimo anno cercheremo di rifare la squadra e di esserci, ecco. Abbiamo sposato questo progetto con WISP perché la nostra squadra di base si porta da tanti anni un po' questi temi anche in campo e fuori dal campo, quindi abbiamo, insomma, unito le cose.